Bentornati a Memorie 8-bit e questa volta abbiamo un ospite di eccezione che è Simone Nicotra qui accanto. Non so se sarà a destra o a sinistra. Sono questa però, ci sono. Simone è uno dei Ghostbusters Sicilia. Tu sei fondatore anche di Ghostbusters Sicilia. Sì, sono Sicilia. Il cofondatore io dei Ghostbusters Sicilia. L'altro è Federico che oggi non può essere qui per impegni lavorativi. Ma soprattutto perché a lui è piaciuto il trailer. A lui è piaciuto il video, esattamente. E quindi lo ignoriamo bellamente. Per parlarne male, dicendola proprio brevemente, a monte ci doveva essere già tanti anni un Ghostbusters 3 che poi non è mai partito e alla fine invece è stato varato alla morte di Harold Ramis. Praticamente la prima scrittura di Ghostbusters, di quello che doveva essere Ghostbusters 3, era stata fatta da Dan Aykroyd e fu bocciata platealmente subito. Poi questo progetto fu ripreso più avanti sia da Harold Ramis che da Dan Aykroyd, ma bocciato da Bill Murray, che disse: io non ho più bisogno di legarmi al personaggio di Ghostbusters, non ho bisogno di farlo. E cosa fa poi? Bam, cameo nel film. No, non solo, la cosa bella è che Bill Murray ha invece pubblicamente approvato questo film. La McCarthy è stata caldamente raccomandata da lui. Diciamo che Bill Murray, con tutto l'amore che prova per lui, ci ha scassato un po' la minchia. Decisamente sì. E arriviamo a questo Ghostbusters al femminile. Ora, il problema per me non è che loro sono donne, perché il problema io me lo porrei uguale. A sottolineare questo. Cioè, il problema io me lo porrei uguale se fossero le Charlie's Angels coi maschi. Il trailer inizia proprio con quel 30 anni dopo che Quel 30 anni dopo, esatto. A me ha fatto venire un colpo al cuore terribile. Fermo restando che i trailer non valgono niente, perché il film potrebbe essere bellissimo, come ci sono trailer che invece fanno sembrare film bellissimi e poi i film sono le cagate pazzesche. Sicuramente la musica, per come è stata studiata in questo trailer, ha avuto un impatto enorme, cioè mi ha fatto venire la pelle d'oca. A un certo punto ho visto quella tagliola. La tagliola laser con quelle luci verdi. E poi un'altra domanda che mi sono posto, anche perché ricordiamo, tra le attività che noi Ghostbusters Sicilia svolgiamo in fiera, c'è quella di istruire chi ci viene a trovare con un corso da acchiappafantasmi. Abbiamo sempre insegnato che la possessione demoniaca si combatte mediante il soffiamelma e la melma, che noi abbiamo scoperto chiaramente nel secondo film. Esatto. In questo trailer ho assistito a una scena in cui due ceffoni hanno liberato un'attrice dal fantasma che va all'interno. Ah, perché? Gli attori originari del primo Ghostbusters provenivano fondamentalmente tutti da un'altra trasmissione, che era il Saturday Night Live, che era una trasmissione comica. E le prime cose che fecero loro erano tutte fortemente umoristiche. Anche i Ghostbusters ha una carica di umorismo non da poco. Nonostante tutto, quello che io temo di questo film è che invece sia solo quello. Io ricordo benissimo che quando vidi il primo Ghostbusters, la scena in cui c'era Sigourney Weaver seduta in poltrona e poi dalla porta le luci, le mani e tutto, io mi sono cagato in mano, come se mi stessi guardando il peggiore film horror della storia. Nulla da voler criticare a priori a questo film senza ancora averlo visto, però è chiaro che ognuno si fa un'idea di massima con ciò che ha letto e su ciò che sta vedendo. E quello che io vedo, e che sicuramente non posso ignorare, sono le icone che sono state modificate. Deprimenti per quanto mi riguarda. Anche se i fantasmi sono fatti bene. Ma grazie al cazzo, nel 2016 se non facevano i fantasmi bene, dico sto film da allora sarà già a prendere e buttare però subito. Se lo hai notato, questi fantasmi hanno un retrogusto molto anni 80. Sì, però io ho odiato il fatto che la prima scena che ci fanno vedere è in una biblioteca. Cioè, proprio devi fare veramente il lecchino. Non mi piace il fatto che ognuna di loro più o meno rappresenta ognuno di loro vecchi. Non mi piace che ci sia quella di colore per forza, come non mi piace che ci sia quella bionda con Era gli occhiali. Che cazzo, cioè lei Era proprio un rischio. Non ce la faccio. Le altre due non sono neanche tanto male, però no, la bionda ha un suo perché, secondo me. Anzi, non lo tra so, l'altro la bionda mi dà fastidio che debba fare l'inventrice figa di tendenza. Se tu la vedi quando si sganascia dalle risate quando gli presentano la nuova macchina, è simpatica come cosa. Lo riuscivo ad accettare come se fosse
una costola tipo come erano i cartoni animati. Qua sembra più un sequel dei cartoni animati In che realtà, dei. Che. da quello che ho visto in questo trailer, posso già dirti, senza anticiparti troppo, perché quello che sto per dire è quasi uno spoiler di ciò di cui tratteremo con il video che faremo noi. Nel trailer, sembra quasi che loro abbiano preso, un tutto dall'universo Ghostbuster. Troviamo qualcosa che mi ricorda Extreme Ghostbuster, Sì. qualcosa che è invece classico dei fumetti. E noi poi vi spiegheremo qual è e vi faremo vedere la parte dei fumetti proprio relativa a questo. Per cui ritengo che su questo film sia stata fatta una cosa interessante, ovvero un lavoro a 360 gradi sull'universo Ghostbuster. Poi siamo davanti a un prodotto che secondo me è rischioso. Simone, facci vedere l'oggetto 8-bit legato agli acchiappafantasmi più assurdo che hai. Ve lo presento. Ah, Lui è Egon Spengler in una versione speciale che uscì, ovvero dice, ma che ha di speciale oltre l'orribile tutina verde fosforescente con gli spallacci arancioni? La mettevi nel freezer e apparivano sul suo corpo tutte una serie di macchie di slime, di scritte, di cose che lo facevano apparire smerdato. per conoscere tutte le attività di Ghostbuster Sicilia basta collegarsi alla pagina Facebook, scrivere Ghostbuster Sicilia. Ringrazio tantissimo Simone Nicotra che è stato qui con me a parlare del trailer di Acchiappafantasmi. Ultima domanda, la cui risposta è quella che io temo di più. Quanto adesso ci stiamo cagando in mano che potremmo realmente vedere gli ex attori incorporati in questo film? Ci sono stati già annunciati il cameo di Bill Sì. Murray, Dan Aykroyd ed Ernie Hudson sono confermati come quello di Sigourney Weaver. Io in tutto questo stimo il buon Rick Moranis che ha detto no e poi no, non voglio assolutamente mettere piede in una riedizione di questo film. Perché noi sapevamo che c'era il cameo, ma il problema è che adesso, con quel 30 anni dopo, vuol Esatto. dire che sono veramente Il loro. problema è proprio questo, che rischieremo di trovarci davanti a un gruppo di Ghostbuster anziani che potrebbero fare da chioccia a queste nuove Ghostbuster. Quello che io spero da nerdone è che queste qui si rivelino nel film delle merde e che poi alla fine arrivano loro da vecchi e spacchino i culi a tutti con i vecchi fulici protonici, con la vecchia Ecto-1 e vaffanculo! Siamo Siamo pronti pronti a a credere credere in in voi. voi!